Ciao amici, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polvere di Stelle. Volevo ringraziare tutti perché abbiamo superato i 1000 iscritti e se il canale cresce è anche grazie ai vostri commenti, alle vostre testimonianze. Vediamo il maschile e il femminile di questa settimana che va dal 21 giugno al 27 giugno. Vediamo che energie avrà il maschile dal 21 giugno al 27 giugno. Il maschile dal 21 giugno al 27 giugno. Questo accadute ce la teniamo ed è l'innocenza. A fondo mazzo abbiamo gli amanti. Quindi ha un maschile che pensa di non avere colpe, un maschile che comunque sta un attimino anche connettendo con il suo io, è un maschile che deve fare, in alcuni casi chiamato a fare delle scelte, mentre in altri casi qua si parla proprio di un riconoscimento animico, comunque di l'amore ideale. Vediamo un attimo che cosa ci dicono invece i tarocchi. Andremo a vedere anche se ci danno delle indicazioni per quanto riguarda il lavoro e non solo l'amore. Vediamo, dal 21 giugno al 27 giugno il maschile. Maschile dal 21 al 27 giugno. È un maschile sempre un po' bloccato, si guarda sempre un po' intorno, cerca comunque di, non è ancora pronto all'azione. Con questo 7 di coppe al contrario, è un maschile che non si vuole far trarre in inganno da quelle che sono delle illusioni. Potrebbe anche non voler illudere, ma dubito un po' di più, non me ne vogliate. Ha un maschile che è come se non vedesse mai una via d'uscita. Ha un maschile che è sempre, ha ancora bisogno di tempo, nonostante ne sia passato tanto, sta ancora dubitando del suo lavoro. Sa che è comunque chiamato a fare un cambiamento. Questo cambiamento è fatto sia in ambito lavorativo. Può essere anche in ambito lavorativo, in ambito comunque non solo sentimentale, ma in generale è un maschile che è chiamato al giusto dare, giusto avere. È un maschile che non può più scappare. Ha bisogno di tanta forza interiore. Non ha ancora il coraggio di comunicare perché comunque ci sono ancora delle cose nascoste che comunque devono venire fuori. Diciamo che secondo me, viste queste carte, con questa torre al contrario, il maschile non solo è in forte disequilibrio, ma tende anche a non voler rischiare. Chi risica, chi non rosica, il maschile non vuole, ha secondo me delle paure. Secondo me è ancora un maschile molto in conflitto con se stesso, c'è ancora molti pensieri che lo stanno massacrando, non mi viene un altro termine. È un maschile che non riesce a dimostrare i suoi sentimenti. È un maschile che in realtà potrebbe anche avere delle forti intuizioni,
ma non riesce a vedere il lato positivo della cosa. È come se questo maschile avesse un problema per ogni soluzione. Vuole un po' abbassare l'ascia di guerra. Comunque, allora, cerco le parole giuste. Dicevamo che era un maschile che era chiamato al cambiamento. E diciamo che il destino sta facendo il suo corso. Qui, per quanto il maschile tenda ad essere sopraffatto dai suoi pensieri, per quanto il maschile non riesca ad essere lucido, riposa male, è mentalmente instabile in questo momento. Questa instabilità emotiva, mentale, lo porta anche a un'instabilità fisica. È un maschile che dicevamo che sta lasciando da parte i suoi sentimenti, sta molto pensando al lavoro, ma diciamo che da quello che mi dicono queste carte è come se stesse imparando la sua lezione karmica. È un maschile che è destinato a chiudere un ciclo della sua vita per iniziarne uno nuovo. Interessante. Interessante. Vediamo che cosa ci dicono per il femminile. Non vi aspettate, l'ho vista adesso, cerco di mettervele più su. Però così non vedete la cartina della lei. Sono un disastro come al mio solito. Ok. Vediamo invece per questo femminile che energie caratterizzano il femminile per questa settimana, che va dal 21 giugno al 27 giugno. Ma il femminile dal 21 giugno al 27 giugno. 21 giugno, 27 giugno per questo femminile. La trasformazione. Qua una nuova visione. Quindi è un femminile che sta cambiando radicalmente. Per alcune può essere un cambio di capelli, per altri l'arredamento di casa, il suo outfit. È un femminile che è proprio in evoluzione. Incomincia ad avere una nuova visione, una nuova prospettiva, vede le cose da un'altra prospettiva. Vediamo un attimino che cosa ci dicono i tarocchi. Queste le raccogliamo, ragazzi, perché non abbiamo ancora fatto la domanda, quindi per quanto vogliano parlare, se dovranno riuscire, usciranno. Vediamo quindi il femminile dal 21 giugno al 27 giugno. Il femminile dal 21 giugno al 27 giugno. 21 giugno, 27 giugno. 21 giugno, 27 giugno. 21 giugno, 27 giugno. È un femminile che ha piantato i semi per qualcosa, potrebbe essere anche nuove proposte di lavoro, proprio come si può dire, si sta proprio reinventando, mi viene. È un femminile che probabilmente ha mandato, perché qua mi esce molto la sfera lavorativa. Un femminile che comunque sta vedendo gli sforzi del suo lavoro dare i primi frutti.
tutti, quindi comunque un femminile proprio in vena di cambiamenti. Un femminile che non ha più un senso di perdita e incomincia a vedere il rovescio della medaglia. Abbiamo allo smazzo un 4 di pentacoli al contrario, una regina di spade. Un femminile che comunque vuole incominciare a condividere ciò che è suo, non vuole avere più questa forma di possesso, ma che comunque mantiene una certa freddezza emotiva. È un femminile molto bloccato, è un femminile che non si sente comunque pienamente soddisfatto, non si sente pienamente indipendente, non si sente. È ancora un po' lì che vacilla. Anche il femminile ha problemi di sonno, problemi di riposo, problemi di pensieri che la stanno un po' soffocando. Ci sono delle cose che il femminile è come se non volesse sapere in questo momento. È un femminile che comunque dubita molto dei rapporti, anche se vorrebbe agire. Rapporti inteso anche a livello lavorativo. È un femminile che è molto dubbioso, è un femminile che non è perfettamente equilibrato. È un femminile che vorrebbe muoversi, in alcuni momenti si sente soddisfatto, ma è una soddisfazione secondo me illusoria. Qui è un femminile che proprio deve lasciare, deve proprio decidere di lasciare le sue sofferenze al passato. È un femminile che comunque è ancora in una fase eremitica di osservazione, di riposo, un femminile che sta facendo ancora molta introspezione, perché sa di essere comunque una persona, solida. Solida nei sentimenti, solida nel suo essere, è un'energia protettiva, un'energia materna. Parliamo di energie, non di donne e di uomini, quindi sa di essere così, ma in questo momento le sue sofferenze, i suoi pensieri non la fanno stare in quell'equilibrio in cui lei sa di meritare, lei, l'energia femminile sa di meritare di essere. È un femminile che vorrebbe abbassare le difese, ma ancora in questo momento è statico, è in una fase di riposo, in uno stato di fermo. Vedremo la prossima settimana che cosa succederà a queste due energie. Ma l'energia femminile è molto bloccata questa settimana. Fatemi sapere se vi siete ritrovati, lasciatemi un like, un commento, se ancora non l'avete fatto e vi fa piacere iscrivetevi al canale. Io ringrazio chiunque passi anche solo per curiosità. E se volete vedere le vostre situazioni personali, scrivetemi a tarocchipolveredistelle@gmail.com. Con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!